Umberto Dientini per G-Science TV. Ci troviamo nella meravigliosa cornice del barocco siciliano, quale è la città di Noto, in occasione del convegno annuale dell'Associazione Italiana di Cartografia, AIC. E abbiamo il piacere di intervistare il professore e presidente Giuseppe Scanu. Professore, la domanda è questa. Perché, qual è la ragione della scelta di questa location e il motivo anche della scelta del tema del convegno, ovvero la complessità territoriale, la rappresentazione della complessità territoriale, che si può tradurre anche come un insieme di flussi, valori e identità? Alla prima domanda è facile rispondere, la seconda un pochettino più complesso, appunto. Allora, siamo qua perché per statuto, per mission, l'AIC, che è un'associazione che un po' deve diffondere i valori culturali, diciamo, delle rappresentazioni, no? Gli studi, le ricerche, eccetera, ha appunto questo compito di essere una manifestazione itinerante. Non eravamo mai stati in Sicilia, grazie alla disponibilità di alcuni dei nostri soci che sono proprio siciliani dell'Università di Messina, ci è stato proposto di tenere il convegno qui a Noto, una città bellissima, che lega bene, diciamo, no, con le forme del tardo barocco, delle architetture, delle cose, diciamo, che non si trovano da nessun'altra parte. Ecco, queste forme che sono un po' intriganti dal punto di vista culturale, diciamo che legano bene anche con le cose che andiamo noi facendo, che sono appunto le rappresentazioni, che sono intriganti quanto le forme del barocco, per via del fatto che una carta non è uno strumento semplice, diciamo, né da fare né da leggere, e quindi né da maneggiare né da capire, e in particolare al momento in cui le mappe o le carte, diciamo, si vogliono occupare di temi complessi come appunto quello del titolo, che parla di complessità, di flussi, di valori, di identità. Ecco, la scelta del titolo, beh, un pochettino diciamo che tiene conto della posizione dove abbiamo fatto il convegno. Noto, la Sicilia, il Mediterraneo, una posizione strategica tra l'Africa, diciamo, il continente africano e l'Italia, con tutto quello che è successo in passato dal punto di vista della cosiddetta civiltà occidentale. Il Mediterraneo era la fucina, no, della civiltà antica, diciamo così. Con quello che purtroppo sta succedendo oggi, per cui questo scambio tra culture, purtroppo tra civiltà, sta diventando non proprio quello che magari tutti, immagino, vorremmo che fosse, cioè proprio uno scambio di valori. Per qualche disperato è diventato purtroppo una sorta di tomba profonda, insomma, ecco. E allora cercare di, ma non solo questo evidentemente, comunque cercare di cogliere diciamo tutti questi aspetti all'interno di un documento che sia allo stesso tempo chiaro, espressivo, che sia evocativo di quello che succede, è redatto in maniera tale che possa essere letto, interpretato, diciamo, da tutti. È un problema assai complesso, però grazie al fatto che oggi le rappresentazioni dispongono diciamo di tanti strumenti, no? Di tante tecniche che supportano la redazione di questi documenti, e grazie al fatto che tutti oggi siamo diventati più o meno cartografi, perché tutti abbiamo a che fare con i social, tutti ci scambiamo le mappe, la geolocalizzazione, ho mangiato di qua e Google ti dice subito dove è questo posto, anche se lo vuoi nascondere. Insomma, siamo tutti, come dire, un po' condizionati dalla mappa, dalle rappresentazioni, e
all'interno di tutto questo nostro interagire, in questo mondo che ci sembra un mondo che teniamo in mano solamente perché lo guardiamo, diciamo, da un cellulare, tempo si diceva da una carta, tenere una carta in mano e dominare il mondo, oggi con un cellulare sembra che domini il mondo, no? Tutto questo porta effettivamente a dei ragionamenti complessi. Allora, se leghiamo questi ragionamenti ai fenomeni culturali, perché in qualche modo anche questo tentativo di scambio di civiltà è un fatto culturale, magari per molti è andato male, però di fatto va letto anche in questi termini, è evidente che non potevamo trovare un titolo diverso rispetto a quello che il convegno, diciamo così, ha voluto significare. Certo, sicuramente la location permette anche di approfondire tutte queste tematiche legate alla complessità. Quale può essere il ruolo della cartografia anche nella rappresentazione, nella lettura di questa complessità anche in chiave moderna, di quelle che sono le problematiche moderne? Pensiamo per la Sicilia, per il Mediterraneo, alla questione migratoria, ma non solo. Allora, la cartografia è da sempre stata un documento che dà la possibilità di cogliere subito dei fatti che riguardano il territorio, ovvero a parte le mappe che descrivono proprio il territorio, magari quelle che andavano di moda quando si scoprivano di volta in volta le diverse regioni, no? Allora era la novità assoluta. Oggi che conosciamo i territori, che già li conosciamo, quindi che non abbiamo più necessità di leggerli come fatto geografico, cioè come è fatto questo territorio, questo continente piuttosto che un altro, oggi alla mappa è affidato il ruolo di investigare i fenomeni che succedono all'interno di quei territori che conosciamo proprio grazie alla mappa. Un territorio comunque, ricordiamoci sempre, che viene costruito dalla mappa, cioè non esiste un territorio che non è costruito da una mappa, perché nessuno di noi, se non avessimo una mappa di fronte, saprebbe di che cosa parla, dove ha confini quel territorio, dove si è formato e perché a un certo punto quel territorio svanisce al momento in cui i confini vanno via. Ecco, senza una mappa io penso che nessuno di noi sia in condizione di trovare un territorio. Allora, premesso appunto che il territorio nasce grazie al contributo della mappa e oggi abbiamo esigenze di conoscenza di tutto quello che avviene nei territori, inteso in senso lato naturalmente, il territorio per dire anche i mari, no? Quindi diciamo il mondo, la terra, con la mappa noi possiamo arrivare a descrizioni di sintesi di fenomeni complessi che possono essere letti in maniera, diciamo, come dire, intuitiva, evocativa, tecnicamente magari se il disegno parte, se la mappa parte da dati certificati, accurati, aggiornati soprattutto, diciamo che c'è la possibilità di vedere sotto gli occhi dimostrazioni, diciamo, di che cosa succede a un determinato, in un determinato luogo, a un determinato fenomeno, in un determinato contesto, per dire, grazie al fatto che io molto semplicemente posso, con un semplice disegno, spiegare, diciamo, tutte queste altrimenti enormi complessità che magari vanno a costituire il disegno stesso. Professore, la ringraziamo per la disponibilità, i nostri complimenti per l'organizzazione del convegno e anche per la scelta della location, della tematica. Grazie. No, grazie a voi, io insomma vi ringrazio intanto per essere qua con noi, per aver partecipato ai nostri lavori portando i vostri contributi e poi anche per la sensibilità che dimostrate sempre, non tanto perché avete intervistato il presidente di un convegno, di un congresso o di cose di questo genere, quanto perché quando voi poi diffondete, diciamo, al vostro pubblico, ai vostri lettori questi messaggi, sostanzialmente state diffondendo ragionamenti sulla mappa. E siccome noi per definizione dobbiamo
fare questo, dobbiamo, diciamo, credere nella cultura della mappa o della carta, e allora chi ci aiuta a sostenere questo ragionamento culturale soprattutto, per noi è un grande sostegno, e quindi vi dobbiamo assolutamente ringraziare.